una domanda per Elio. Volevo sapere, tu prima hai sottolineato anche, diciamo, come per il personaggio che interpreti questo, diciamo, viaggio nella sua cattiveria, nel suo lato oscuro, abbia anche un, diciamo, un valore liberatorio. Volevo sapere invece da te, come attore, che sei abituato anche un po' a soffrire, diciamo, con i personaggi che interpreti quando sono molto drammatici, se anche per te in un certo senso questo percorso è stato liberatorio o se, diciamo, ha prevalso anche l'aspetto un po' di, diciamo, di sofferenza, di disagio. Grazie. Ma non so rispondere bene, è stata sempre una confusione particolare dietro, chiaramente un'esperienza insomma, nella costruzione di un personaggio. Qui ecco l'operazione che ho voluto fare da un aspetto molto tecnico, è quello appunto di decostruire piuttosto che costruire qualcosa, cioè per lasciare il personaggio sempre nella possibilità di essere stupito lui prima di tutto delle cose che gli accadevano, per cui non dovevo neanche prevedere io, insomma, dei modi di reagire o appunto, come dire, fare un'analisi troppo razionale del personaggio per cercare di far capire le cose da quel movimento, da quel modo di dire la battuta, eccetera. Ho fatto un lavoro contrario, proprio di decostruzione, cercando di scavare più che di edificare qualcosa, ecco, cioè di lasciare aperto, insomma, alle cose che accadevano. E questo è un punto di vista tecnico. Poi, diciamo, la direzione che ho seguito invece per la narrazione del personaggio è quella di considerare questo passaggio o questa apertura appunto verso un mondo oscuro, se vogliamo, o comunque diverso da quello dalla vita che faceva prima, non come qualcosa da giudicare, quindi senza un'interpretazione morale, ma paradossalmente ribaltando la cosa, cioè facendo sì che questa apertura potesse essere appunto, come hai detto te, anche una liberazione del personaggio, come se in realtà fosse più felice nel momento in cui per lo spettatore è meno condivisibile quello che fa, insomma, come se appunto la sua necessità fosse quella di essere, no? Perché ha costruito una vita di sembrare in qualche modo, no? Fatta di pensare alla figura da fare sia in famiglia sia fuori, eccetera. E quindi questa ricerca all'interno della sua persona di necessità lo porta appunto anche a liberarsi un pochino. Abbiamo un'altra domanda, poi Carlo credo ne volesse fare una domanda là, se non sbaglio. Sì, ecco. Sente? Sì. Innanzitutto complimenti per il film, l'ho visto ieri, molto bello, e quando sono uscita dalla sala ieri sera avvertivo questo forte senso di disagio, perché comunque è un film che ti lascia addosso una sorta di sofferenza dovuta comunque al viaggio che fanno i protagonisti e soprattutto alle scene di violenza comunque che si vedono durante il film. Volevo chiedere qual è stata la preparazione degli attori a queste scene di violenza, di sesso non consenziente, anche il clima che si respirava sul set dovuto a queste scene così forti. Sì, l'allargherei anche alle attrici, sì, perché in generale, insomma, volevo parlare proprio con le ragazze anche. Sono le vittime di queste. Parto io. Buongiorno a tutti. Non lo so, secondo me il clima era molto sereno di lavoro, cioè io come compagni avevo due compagni straordinari che sono Elio e Michele, che oltre a essere dei grandissimi attori sono delle bellissime persone, proprio che mi hanno accolto, insomma c'era un clima accogliente. Quindi umanamente c'era quello, poi però è subentrata una tensione perché secondo me è successo il qui e ora, il famoso qui e ora, che tutti si augurano di trovare al cinema, no? Quella magia delle cose che accadono. E io l'ho vissuta, nel senso, nonostante ero molto serena, molto tranquilla, avevo accanto Daniele, tra l'altro io temevo molto le scene di violenza perché secondo me sono molto pericolose per la macchina da presa, le scene di violenza, sia per gli attori che per gli spettatori, no? Però poi il suo garbo, secondo me, è riuscito a renderle molto forti, ma raffinate in qualche modo, non so come spiegarlo. Quindi non so, so che sono molto confusa, però... La preparazione che abbiamo fatto, beh, noi siamo stati tutte e tre insieme da un maestro d'armi e ci siamo preparati così, però ovviamente ecco, è stato un gioco, la preparazione era un gioco. E poi quando eravamo lì, questo famoso qui ora, è successo che io avvertivo una tensione, che sono uscita con un senso del pericolo, ho cominciato a proteggermi anche nella vita,
non so, prima ero molto più incosciente, quindi la preparazione è stata piacevole, tranquilla, come diceva anche Michele prima, molto paragonabile a qualcosa di vicino al teatro, perché c'erano le prove, molte prove. Poi in scena c'era la giusta tensione che secondo me doveva esserci. Hola. Io avevo molto paura di girare questo, però noi anche abbiamo lavorato con un trainer così e lui l'ha fatto molto bene perché non mi ha fatto niente di male, anche Elio, però con Elio era un po' più difficile perché era per terra e la camera vedeva tutto e non potevamo mettere qualcuna protezione, dunque aveva dei lividi così. 2 settimane mi ricordo di Elio. No, però ho ricevuto molto amore da tutto il mondo e mi sentia molto tranquilla tutto il tempo e mi ha lasciato molto perduta quando è finito il film. Però penso che è importante dimostrare questo nel cinema, perché nella televisione vediamo cose peggio tutto il tempo, in the news, gente che mata veramente, e non è nessuna censura, le piccole bambine puoi mettere così, e nel cinema è più censura, e non capisco bene dove è il limite sociale, no, veramente no. E penso che è importante fare un specchio della realtà e anche questa visione non è moralista, perché te l'hai aperto, no? Il bene, il male, però non so, sono molto contenta di aver lavorato in questi film e mi ha cambiato qualche cosa interna di me molto importante, grazie mille. Sì. Io voglio aggiungere solo una cosa. Che è una cosa che abbiamo scoperto insieme. Poi, siccome a me piacciono molto i film in cui succedono delle cose, in cui c'è anche action, in cui i personaggi si muovono davvero, non stanno seduti intorno a un tavolo a discutere, quindi il problema di come realizzare le scene d'azione me lo sono sempre posto. Però questa volta abbiamo insieme scoperto una cosa che per me è stata una vera scoperta e un vero divertimento. Cioè le scene violente in un film o sono studiate come si studia una danza o non funzionano. Questa loro capacità incredibile di calarsi in queste situazioni dipende dal fatto che sono stati capaci, guidati da uno stuntman straordinario, sono stati capaci di imparare i passi di una danza con la più assoluta precisione. Laddove questa precisione per motivi vari non ha funzionato, loro hanno rischiato di farsi male, lui ha preso anche un cazzotto in bocca, per fortuna diciamo guarito velocemente. Perché è così? Perché è così? E allora questa danza porta ad un'armonia della rappresentazione. Se questa armonia c'è, anche le scene più violente, assurde, assumono un senso, un significato, altrimenti da un punto di vista, proprio dal punto di vista dello spettatore, non danno nessuna emozione.